I tuoi occhi guardino bene in faccia, le tue palpebre si dirigano diritto davanti a te. Basta un secondo di distrazione e l'auto esce fuori strada con conseguenze che possono essere anche fatali. Non so se questa è stata anche una tua esperienza. Guardare la strada, non distrarsi, non cercare di fare due cose allo stesso tempo, è essenziale per arrivare con successo alla fine della strada. Questa vita è un viaggio, è una lunga giornata che inizia il giorno in cui siamo nati. Si tratta di una strada piena di ostacoli, pericoli, difficoltà e sfide. Il proverbio di oggi sottolinea l'atto di guardare. In ebraico il verbo significa proprio questo: guardare, pensare, percepire, avvertire. Anche se questo verbo è comunemente usato con una connotazione fisica, è spesso usato in senso figurato per esprimere una percezione spirituale. Dopotutto, lo scopo dei consigli divini non è solo di non inciampare su questa terra, ma anche arrivare vittoriosi al nostro destino glorioso. Ci sono molte occasioni di distrazione nella nostra vita. Voci, molti voci, luci, filosofie attraenti, stimoli affascinanti. Per questo Salomone in questo capitolo informa che c'è una concentrazione completa di tutto l'essere, al fine di non deviare dalla retta via. Che i tuoi occhi guardino bene in faccia, le tue palpebre si dirigano dritto davanti a te, avverte. Ma non solo gli occhi, ma anche le orecchie e il cuore e le palpebre e i piedi. Hai sbagliato con qualcuno? Qualcosa non funziona come dovrebbe essere nella tua vita professionale, familiare o personale? Allora guarda, non con gli occhi, ma con l'anima. Chiediti, nell'intimo del tuo cuore, sto andando sulla strada giusta o ad un certo punto in alcune circostanze ho perso la mia strada? Perdere la strada e perdere il controllo, e perdere il controllo può essere fatale, non solo per te, ma per tante persone che vivono intorno a te. Prima di uscire di casa oggi, rivolgi lo sguardo ai consigli divini. Entra in contatto con Dio, lasciati guidare. La vita è più sicura quando chi conduce è una persona che non può sbagliare. Buona giornata e che i tuoi occhi guardino bene in faccia, le tue palpebre si dirigano dritto davanti a te. Buona giornata.